E il teatrico in fondo è questo, lavorare sulla persona che sta dietro con la maschera, con la professionalità. Vedere 15 docenti che si mettono in discussione, beh, insomma, mi dà un orgoglio particolare a sapere di poterli rappresentare. Io penso che dovremmo vedere con duplice occhio sia i nostri docenti e sia soprattutto i ragazzi che attraverso la strumentalità teatrica imparano tante cose che anche queste serviranno molto di più nella vita, o anche queste serviranno nella vita, cose profonde che rimarranno sicuramente come uno dei veri ricordi della scuola. In quel modo noi, ma fammi piacere. Ma io poi non ho detto proprio niente. No, questa valutazione pedagogica. Sei stata provocatoria a me, ma spero che riguardi la settimana appena. Va. Esperienza diretta di che? Oh, questi hanno scelto la seconda guerra mondiale, ci dobbiamo preoccupare. Speriamo di, trasmettere le emozioni che ci hanno caratterizzato in questo lungo percorso, condividerle stasera in maniera proprio piena con i ragazzi, con i quali abbiamo avuto dei brevi momenti di incontro fino a questo momento, ma con i quali si è instaurato un clima veramente bello. Siamo parte di un unico gruppo di lavoro che si è emozionato e credo voglia continuare ad emozionarsi. Soltanto a partire dall'aspetto emotivo si crea una buona relazione in classe. E se c'è una buona relazione in classe, a mio avviso, ma a avviso di tutti noi, passa il messaggio. Passano tanti messaggi. Sai che ti dico, la sto prendendo per tale settimana in campo in gestione. Alle tue lezioni ci sono i soliti 4 gatti. Attraverso quello che vedrete, vedrete la magia di che il maestro Faina, il gruppo Eleusis riesce a fare con un lavoro intenso fatto di un anno tra docenti e ragazzi che si sono per un anno ascoltati, sentiti, emozionati, fatto insieme adulti e ragazzi. Io faccio formazione all'interno delle scuole superiori da quasi 25 anni e questo credo sia il modo migliore per lavorare in teatro, non tanto far salire un ragazzo sul palcoscenico e fargli fare qualcosa, ma fargli costruire un percorso che sia davvero educativo, quindi lavorare sul tirar fuori da sé e non sul mandare dentro delle informazioni. Sì, ma il professore Erman è una brava persona, quello che fa lo fa per noi. Ma questo non lo sappiamo perché ci stiamo dentro, ma gli altri che non lo conoscono non si rendono conto. Dovete sapere che in queste settimane in tutto il nostro paese insegnanti come me hanno cominciato a reclutare e ad addestrare gruppi di giovani come voi. Professore, lei è un professore, interrompe l'esperimento! Faccio, fai silenzio, o sei con noi o sei contro di noi! Ma sono contro di voi allora! Adesso basta, portate qui il interruttore! Cosa stai